Il messaggio importante è di capire che la nutrizione è molto più complessa e quindi va gestita come tale, cioè quindi carboidrati, c'è stato il periodo in cui erano la soluzione di tutto, adesso sono colpevoli, in effetti non sono né l'uno né l'altro, quindi cosa succede? Che il carboidrato che va ottimizzato è quello in effetti contenuto nel pomodoro, nella carota, e non quello contenuto negli amidi, quindi nella pasta, riso. Però l'amido non va eliminato perché? Perché comunque è un componente della dieta, soprattutto italiana, che è importante per la compliance, quindi è importante che perché il paziente, la persona, dica questa è una cosa che posso fare ogni giorno, non mi pesa così tanto. E quindi pochi amidi, tanti carboidrati complessi che vengono da verdure, legumi, eccetera, alti livelli di legumi. E bassi zuccheri, questo è il carboidrato che poi alla fine ha fatto danni enormi, e questo è stato un po' diciamo, il grosso errore sia americano che europeo, cioè di andare ad abbassare i grassi, andare nel fat free e sostituire questo con zuccheri e amidi che ha creato un'epidemia di obesità mondiale spaventosa. Adesso è arrivato il nuovo colpevole sono i carboidrati e quindi adesso sta partendo mondialmente questa nuova idea stupida, cioè di abbassare i carboidrati e sostituirli con le proteine e questo probabilmente ci sta portando nella era peggiore che esiste. Perché? Perché le proteine sono poi quelle che controllano le due sette geni pro crescita, pro invecchiamento e anche pro cancro. E quindi questo potenzialmente sarà un grosso disastro che vedremo, continueremo a vedere nei prossimi anni. Quindi la dieta ideale ha dei livelli sufficienti ma bassi di proteine, principalmente vegane, quindi più o meno 0,7-0,8 grammi di proteine per chilogrammo, quindi se una persona pesa 50 kg si sta parlando di 40, 35-40 grammi di proteine al giorno, se ne pesa 100 probabilmente su 60-70, anche perché chi ne pesa 100 ha comunque una più alta componente di grasso. Insomma, questa è la dieta di ogni giorno. Poi la dieta mima a digiuno invece è una dieta che mima il digiuno, quindi ha il compito di in effetti di fare un reset, di eliminare una serie di cellule danneggiate, ma anche di componenti intracellulari danneggiati tramite l'autofagia, e attivare staminali, attivare comunque la rigenerazione intracellulare e insieme questi due fattori, quando poi si ritorna a mangiare, riescono a sostituire cellule danneggiate con cellule sane. Adesso questi sono dati che sono principalmente nei topi, però abbiamo finito studi clinici, adesso ce ne sono 4-5 sulla dieta mima a digiuno, sia per pazienti sani, sia per pazienti col cancro. E quindi adesso a breve, ad esempio negli Stati Uniti ci sono oltre 1500 medici che già raccomandano la dieta mima a digiuno ai pazienti per una serie di problemi. E quindi adesso ci aspettiamo che lo stesso succeda in Italia, e, diciamo molto cautamente, però questo pensiamo sia un po' il futuro, anche per avere, non necessariamente sostituire i farmaci, ma sicuramente avere un'alternativa al farmaco. Quindi se hai il colesterolo alto, hai dei fattori di rischio per il cancro alti, hai trigliceridi, sei prediabetico, tutte queste persone che tradizionalmente, ma tuttora, a cui vengono dati i farmaci, pensiamo che il medico adesso avrebbe o avrà un'alternativa, poi adesso si andrà da pochi medici, speriamo a migliaia nei prossimi anni. Ecco, questa è, diciamo, la dieta in funzione preventiva, però oggi si parla molto anche della dieta in funzione terapeutica, anche per malattie importanti, appunto in oncologia, per esempio delle diete che potenziano la chemioterapia. Parlando in generale, pensa che questo tipo di studi avranno uno sviluppo importante nei prossimi anni? Diciamo che molto molto probabilmente sì, è ovvio che queste per la parte terapeutica bisogna aspettare la fine dei studi clinici, quindi adesso sul cancro per esempio abbiamo 5-6 studi clinici attivi, uno
negli Stati Uniti insieme a Mayo Clinic, USC Mayo Clinic, uno in Olanda all'Università di Leida, l'altro che è appena stato completato da Charité, l'ospedale Charité di Berlino, che tra l'altro è uno studio positivo, quindi con queste diete minime a digiuno in abbinamento con la chemioterapia. Finora gli studi sono stati più positivi, però gli studi finora si parla di centinaia di pazienti che sono stati testati. Il nuovo set di studi ne avrà altri 300-400, alla fine di quelli, se sono altrettanto positivi, penso che questo diventerà standard of care, quindi diventerà una terapia standard da abbinare alle terapie già esistenti. L'ultima domanda, a proposito di diete improvvisate, di diete di moda, eccetera, qual è, diciamo, grosso modo quella più pericolosa, per esempio quella iperproteica, lei citava prima? Sì, diciamo le diete iperproteiche, che poi hanno i vari nomi europei, però sono alti livelli di proteine, alti livelli di grassi saturi, particolarmente di origine animale. Queste sono in maniera dimostrata le più pericolose, cioè quindi bassi carboidrati, alte proteine, alti grassi. Sono diete che in genere comunque non riescono a essere continuate dal paziente o dalla persona, perché prima o poi sono difficili da mantenere. L'obiettivo chiaramente è il dimagrimento rapido. Sì, questo è insomma il grande errore, no? Cioè di avere delle diete che hanno come obiettivo qualcosa di acuto, quindi di rapido. È ovvio che chi ha una dieta alte proteine, alti livelli di grassi, mangia di meno, e lo sappiamo anche negli studi di topi, vedi la stessa cosa nel topo, nell'uomo, mangi di meno, perdi peso, in effetti stai aumentando il tuo rischio, e questo viene da studi grandi che abbiamo fatto noi, ma che hanno fatto anche Harvard, la School of Public Health, su oltre 100.000 medici e infermiere, che fanno vedere che queste diete provocano un più alto livello di mortalità da tutte le cause, più alto livello di malattie cardiovascolari, cancro, eccetera. Quindi insomma, se la mantieni questa dieta morirai prima, fondamentalmente. Però potenzialmente puoi avere dei danni, e anche danni enormi nel breve termine, quindi non mi sorprenderebbe se già dopo 6 mesi almeno una percentuale di pazienti, oltre a perdere peso, hanno una serie di problemi che possono includere ad esempio danno ai reni.